La condivisione dei dati e la loro accessibilità in archeologia sono fondamentali. La ricerca archeologica oggi deve gestire, organizzare e interpretare una mole enorme di dati raccolti attraverso lo scavo scientifico e provenienti da molteplici tipologie di indagini scientifiche. Insieme questi dati, che sono dunque molto diversi tra loro, contribuiscono alla ricostruzione del nostro passato e dunque dovrebbero essere messi a disposizione della comunità degli studiosi nel più breve tempo possibile, creando banche dati aperti, network di ricerca, scambi di informazioni. E su questo punto fondamentale vorrei portare l'esempio di un recente progetto avviato dall'Università di Milano assieme al CNR, il progetto ARCOA, che sta per Archivi e Collezioni dell'Oriente Antico in Italia. È un progetto per lo studio e la valorizzazione dei reperti della Mesopotamia e del vicino Oriente Antico conservati e dispersi in molte piccole collezioni museali e istituzioni pubbliche italiane. Pensate, si tratta di migliaia di reperti custoditi in oltre 50 luoghi. I primi passi del progetto: la creazione di un network scientifico che ha messo insieme università, musei e istituzioni che hanno aderito a questa iniziativa. Quindi siamo passati a ideare e creare un database online dove stanno confluendo da più musei e da più luoghi, attraverso il lavoro di più ricercatori, le informazioni relative ai reperti. Questo database sarà poi fruibile attraverso un sito web che avrà dei percorsi virtuali e delle schede dedicate ad un pubblico ampio, diversificato e anche in lingue diverse, e che consentirà dunque di collegarsi ai vari siti web online dei musei che ospitano le collezioni. Lo scopo è quello di rendere aperto, accessibile, questo universo sparso delle collezioni mesopotamiche nel nostro paese, in un unico spazio virtuale, di condividerle da un lato con la comunità scientifica internazionale e soprattutto di svelarle, di aprirle ad una nuova fruizione da parte del pubblico, in quello che vorremmo fosse un viaggio tra Italia e Oriente e viceversa, tra passato e presente, superando attraverso i mezzi della rete e delle informatiche le barriere del tempo e dello spazio.